Siamo ancora qui che stiamo chiacchierando perché abbiamo saputo delle cose molto interessanti per quanto riguarda Loredana. Lei non dice niente, fa finta di niente, ma timida, giustamente timida. È timida Gippo, giustamente il maestro vuole precisare che questa ragazza non solo è sui palcoscenici di tutta la provincia, di tutto il Triveneto, insomma, per quanto riguarda l'orchestra, ma ha avuto un passato anche come presenza in Mediaset nelle trasmissioni molto importanti, Bonolis, Claudio Lippi e Maria De Filippi, insomma. Ovunque Fiorello hai vinto anche una tappa di Fiorello del famoso sono arrivata karaoke in piazza Vigevano. Mi ricordo è stata una bella esperienza anche quella, però io non volevo dirlo perché io sono una persona alla fine molto umile, credimi Serena, io faccio questo lavoro con l'amore e la passione di farlo a più non posso. Ma è bello conoscere anche gli esordi, soprattutto per capire dove uno ha fatto la gavetta e è giusto anche allora fare un po' di curriculum. Allora dobbiamo dire che vengo dai villaggi turistici. Dobbiamo dirlo. I villaggi turistici, cioè lì ero ballerina, ho fatto teatro, insomma oggi però... Lì tanto di cappello, perché veramente chi fa i villaggi turistici, gli animatori, io lo dico sempre, lavorano 24 ore su 24, vero, sono verissimo. Da lodare, però veramente lì la gavetta come Fiorello. Meno male che l'hai fatto all'epoca, perché adesso magari ti mangeresti le manine, un piccolo rimpianto. Beh, rimane sempre un bel ricordo Loredana, o no? Sicuramente, sì. Bene, sì, sì. E allora sei una grande donna, così come il brano che ci canterai tra poco, che è Donna con te. Ti piace questo grande brano? Grande successo, sì, di Anna Oxa. Io adoro Anna Oxa, quindi ve la dedico, telespettatori. Bene, signori e signori, l'orchestra di Gippo Pezzotti, Donna con te. Quelle le cancellerò, perché donna io con te sarò.